sempre parlando di movimento, l'ultima opera in arrivo, che è arrivata almeno in ordine cronologico, è The Column, dove si vede questo blocco di marmo preso da una cava in Cina, che viene trasportato su una nave, all'interno di questa diventa parte sia della nave sia degli operai che la lavorano e diventa una colonna di stile occidentale. Che cosa comporta nella persona al viaggiare? Quali trasformazioni? È un arricchimento? È uno snaturamento? In questo caso un blocco di marmo diventa una colonna e in qualche modo è arricchita, diventa una forma d'arte, però anche il marmo in sé è una cosa preziosa. Quindi come cambia il viaggio, la persona? Sì, appunto, tu stai puntando, stai sottolineando questo aspetto metaforico, sì, di quel lavoro che come se vedesse nel marmo una persona, no? Che c'è, no? Non è che non c'è, però stiamo parlando anche comunque di un processo produttivo di lavoro, stiamo parlando anche di una situazione di movimento in un mondo globale dove... dislocamento del lavoro. Invece per tornare alla tua lettura metaforica, sì, è vero, quel marmo, la sua trasformazione, qualcosa guadagna, qualcosa perde. Questo processo, cioè dal suo legame con la montagna, lui prima è un pezzo di montagna, no? Viene staccato da questa montagna, viene arrotolato, viene messo dentro questa nave, la nave parte, cominciano a tagliarlo, a romperlo, a distruggerlo, cioè la gran parte del video non c'è altro che questo continuo tagliare, questo continuo rompere, no, di questo blocco monolitico. Che addirittura prima era un pezzo di montagna, per poi prendere alla fine, no, le segnali di questa colonna con i suoi ornamenti, con la sua bellezza classica, con le sue misure, con la sua rotondità, no? E ovviamente, insomma, in questo processo qualcosa si guadagna, qualcosa si perde. È un po' il prezzo che noi paghiamo sempre, no? alla trasformazione. Cioè nella trasformazione sempre si guadagna qualcosa ma si perde qualcosa. Ecco, il video insomma non vuole essere semplicemente una specie di cioè non vuole offrire solo questa lettura. Infatti la storia mi ha attratto proprio per le sue potenzialità multiple, no? Per le sue varie stratificazioni, perché riusciva a mettere insieme la tematica del lavoro, la tematica dello spostamento, la tematica della natura, cioè un pezzo di marmo, no? Poi diventa un'espressione culturale, diventa cultura in quel modo. Dello spostamento dei modelli culturali e dello spostamento fisico delle cose, della presenza, che ne so, della pietra, così come dell'acqua, così come del ferro, della nave, dei volti e dei gesti, dei rumori prodotti dagli operai, no? Il fatto che abbiamo un modello occidentale che viene prodotto da un gruppo di scultori cinesi. Qualcosa di molto contemporaneo che lo collega alle dinamiche di oggi del mondo, ma qualcosa di antico che lo collega appunto a un gesto, quello dello scolpire della pietra, del marmo, ma anche di modelli culturali che vengono dal passato. Ecco, insomma, tutti questi elementi entrano e convivono e, come dire, pulsano dentro quella storia. Quello che io ho cercato è renderli presente nel mio lavoro video senza farli diventare, come dire, didascalici, senza farli diventare forzati, no? Cioè, alla fine
è la storia di questo blocco di marmo, che però mentre si svolge suggerisce queste letture o altre che magari io non ho pensato che altri trovano. Sì, stavo pensando anche alla dinamica del tempo, cioè la produzione che avviene in mare intanto che si trasporta l'opera dove poi deve essere collocata, il lavoro che viene svolto in mare, come se non ci fosse abbastanza tempo per fare tutto, come se tutto dovesse avvenire nell'immediato, quindi piuttosto che lavorarla in loco e poi trasportarla si arriva a lavorare su una nave in mezzo al mare. Eh sì, ma ci sono le navi fabbrica, dove la merce si produce nel trasporto, infatti questo lavoro nasce proprio da questi fatti come prima intuizione, poi si svolge in modo indipendente come un progetto dedicato soltanto a questa produzione, però la pratica delle navi fabbrica esiste proprio dentro la logica del capitalismo che vuole far coincidere il tempo della produzione con il tempo del trasporto delle cose.